buon anno, prima esplorazione del 2017 all'ex centro stile di Desio, palazzone di più di 15.000 metri quadri, un tempo quello più grande d'Europa in merito all'esposizione dei mobili. Vi presento anche il Pink Fluffy Unicorn, il nostro nuovo compagno di esplorazioni, e adesso vediamo come si è ridotto questo palazzo un tempo tanto in voga. Sì, perché è davvero molto ridotto, adesso lo vedremo insieme. Questo è l'ingresso, ormai sbarrato. È sbarrato come più o meno tutti gli altri ingressi di tutto l'edificio. E qua alla nostra destra è presente l'enorme montacarichi, ormai inattivo. Inattivo, è anche impressionante vedere come è ridotto, non c'è più niente. Quanto è profondo lì. E qui la tromba del montacarichi va su per tutti i piani, deve essere all'ultimo piano lì. Voglio allontanarsi perché è abbastanza pericoloso. Qua i bagni, ovviamente tutti rovinati, tutti rotti. Sì, naturalmente i vandali si sono dati da fare, anche perché questo qui, pensate, era il centro del mobile, l'esposizione dei mobili più grossa d'Europa. Qua qui c'erano probabilmente tutti i disinfettanti, bottiglie, cose per i bagni, perché anche questo era un bagno. Comunque stavo dicendo, questo qui era l'esposizione più grossa d'Europa, quindi figuratevi cosa ci doveva essere dentro. Adesso invece vedete tutto distrutto, diroccato, stiamo camminando su lastroni di cartone marcio tirato giù. Questi erano dei separatori, sicuramente a terra ci sono scatole elettriche distrutte. Qua tutte le guaine con tutti i cavi, i ovviamente cavi, portati, esatto, via. I soliti ladri di rame. Poi ecco qua, ci sono ancora i cartoncini con su scritto centro stile. È ancora un biglietto da visita ormai. Sì, biglietto da visita con la mappa. Inutile. Su come arrivare. Allora, proseguiamo di qua. Qua una montagnetta di batterie. Di batterie con acido fuoriuscito. Mamma mia. Batterie, scatole di batterie di automobili. Innumerevoli pile, da dove vengono tutte queste? Ah, non lo so. Più Hoover Chemical. Pentole, scatole. Qui non lo so, qualcuno che ha cercato di estrarre acido dalle batterie, ma non lo so la gente cosa fa. Questo, i resti di un mobile. Sì, i resti di un mobile che doveva essere un armadio. Sì, un armadio. Guarda, qui c'è anche una bicicletta. Anche una bicicletta è pure abbastanza nuova. Sì. Bicicletta da bambino, come dimensioni, ma qui stiamo camminando su un tappeto di segatura. No, boh. No, neanche. Polvere bianca. Polvere bianca, che gesso, cartongesso sciolto. Che viene giù dal soffitto. No, neanche. Il soffitto è intero. No, guarda, ci sono dei sacchi, quindi probabilmente i vandali sacchi li hanno rotti e li hanno aperti. Sì, ma dai, sacchi di calce, dai. Altri mobili distrutti. Solite scritte sui muri. Tutti. Aiuto, ti è. Bestemmioni. Ecco qua, cose. Si capisce che. Oh, ma niente viene qui dentro, esatto, a vandalizzare tutto. Esatto. Che poi coerenza.
simboli con croce al contrario, stella di David, svastiche e anarchia. Non avevano le idee troppo chiare queste. No, esatto. Qui anche il bocchettone, tutto il manicotto dell'idrante. Qui sono altre cartine più grosse, sempre con la mappa per arrivare qui. E di qui dove si va? Di qui ci sono dei sotterranei. Eh sì, andiamo. Naturalmente, noi ai sotterranei non diciamo di no. Esatto, piano. Qui vediamo ammasso di spazzatura. Che scempio, che scempio. Ecco qua. Qui gli sgabelli. No, quello sono porta scene. Si avvertono i signori visitatori acquirenti che nessuna percentuale dovuta sui mobili venduti nell'ambito della mostra. Vabbè. No, più cartelli che dicono questo, eh. Non... Sì, sì, tanti, sì, perché c'era uno per ogni... Per ogni piano. Per ogni piano, per ogni esposizione. Qua, bar, galleria, ascensori. E qua? E qui stanzione, riesci a entrare? Sì, sì, un attimo, facciamo un attimo di attenzione, ma... Si entra senza problemi. Ecco qua. Stanzone sottoterra, con anche qui tanti pezzi di cose rotte. Un telaio di un mobile. Sì. Porte distrutte. Anche qui, cavolo, proprio un peccato vedere posti così qui, altre scale che salgono su. Sì. Ma di qui si esce di fuori, cosa c'è? Oh. E di là si esce, però... Si esce fuori all'aperto. Esatto. Questo qui... Tutto un corridoio. Un labirinto, praticamente. Un labirinto che gira attorno. Altri ambienti giganti. Qua ancora, ancora un corridoio infiniti. Una stanza con un balcone. C'è ancora la moquette. Sulle scale, sì. Sì. Dopo ci saliamo. Sì, sì. Possiamo andarci anche su, perché va bene. Qui non c'è niente. No, assolutamente. Ah, oh, si sale di qua. Sì. Bene, saliamo. Qui ecco, queste tutti gli sfondamenti della gente che ha tirato via per togliere il rame dei cavi elettrici. Ma qui? E qui hanno... Si sale. Qui saliamo. Sì, anche perché qui sotto proprio... Non c'è nulla. Hanno portato via tutto. Pensare che davvero era l'esposizione più grossa d'Europa. Adesso è uno degli scempi più grossi d'Europa. Qui addirittura giocattoli, pentole. Ma... Comunque qua era tutta roba più recente, perché se è stato chiuso nel 92 c'erano cose dei Digimon che non esistevano. Esatto. Allora, qua... Ok, qua siamo... Non... Qua dovremmo essere di nuovo qui a terra. E qui sono altri bagni. Si sono portati via i lavandini. Figuriamoci. Qua ci sono addirittura dei pezzi di campionario di colore. Qua poi qui invece degli indumenti abbandonati
Sì, perché qui ci sono venuti a dormire senza tetto, abusivi, per un periodo ci sono stati anche giri di spaccio. Qui vediamo che è chiuso, ma gli occhi sono mancanti, quindi può entrare e uscire chiunque. Esatto. Addirittura fuori ci sono anche dei trasportini. Sì, per... Per animali, sì. Dalle dimensioni sembrano per gatti. Intanto i denti, ma ormai è tutto vuoto di tutto. Qua addirittura ci sono anche dei cataloghi. E questi erano cataloghi di espositori che stavano qua. Sì. Qua. Altri campionari di colori. Sì. Qui da dove siamo saliti. Sì, esatto. Ascensori, piani superiori. Che chiaramente non potremmo prendere. No. Qua c'hanno ancora i citofoni. Segreteria. Sì, vabbè, no. Di là cosa c'è? Non si non sa. Non lo so, ma non ci sarà più niente, sai? Hanno spazzato tutto. Esatto. Io avevo visto delle foto un po' più... un po' vecchie. E c'erano dentro ancora mobili. Esposizione, c'era qualcosa. Sì, adesso c'è l'esposizione della spazzatura. Sì, davvero, più spazzatura che altro, no? Di cui finisce. Ah sì, sì, esce di lì, c'è la superstrada fuori all'esterno. Qua altra spazzatura. Tutto distrutto proprio male. E non ci resta che tornare di là. Esatto. Tutti i padiglioni dove c'erano esposti i mobili. Ok, guarda anche che bella la struttura delle sì, scale, tutta quadrata, a bolle. Tutta elaborata così, ma ormai inutilmente elaborata. Qua guardate quanta spazzatura. Tutti pezzi di mobile distrutto. Prove di bivacco. Sì, anche. Ok. Allora, questo è andato di sotto. Saliamo? Sì, anche perché qui lo scalo fondo sta occlusa da detriti, no. Spazzatura. Saliamo su. Facendoci largo tra tutta questa spazzatura. Qui è proprio la distruzione. Che poi ci sono stati diversi progetti di riqualificazione, prima un centro commerciale, poi... Il centro commerciale che doveva essere gestito da una compagnia cinese, ma l'offerta non è stata accettata, giusto? Sì. Se no l'avrebbero fatto. E poi, allora, occhio qua. Sì, qua hanno sfondato tutto il soffitto per tirare via i soliti cavi. Qua. Questi sono degli ascensori. Qui hanno addirittura rotto il muro qua, dal primo piano, infatti c'è una paretina di cartongesso. Sì, perché si vede che sotto era tutto chiuso, allora c'erano quelli che per entrare avevano sfondato qua. Esatto. Qui c'è la strada statale, passo davanti. Andiamo qua. Sì. Comunque dopo che l'offerta dei cinesi per fare centro commerciale non è stata accettata, l'ha comprato nel 2014 mi pare, un imprenditore
per cercare di convincere cordate di imprese a ristrutturare e a farci un centro di assistenza e residenza per anziani. Però come vedete non è andato in porto nessun progetto, proprio niente. Prego Marco. E anzi, è proprio il regno della distruzione. Spazzatura ovunque, telai di nuovi distrutti, sbattuti qui così. Hanno anche appiccato fuoco. Sì. Sì, perché qui sicuramente c'era gente che dormiva. Qui si erano fatti i letti. Sì. Molto artigianali. Qua c'è anche uno stendino. E infatti l'anno scorso, se non sbaglio, l'estate scorsa, hanno fatto una mega ritata qui dentro. Sì, allora qua altre scale che salgono. Invece l'unica roba di bello che è rimasta è qualche murale che hanno fatto, ma se no il resto è tutto distrutto. Qua addirittura la copertina delle guide telefoniche della SIP. Sì, 88-89, te l'ho detto. È dal 92 che è stato abbandonato questo posto, quindi... Ascolta Marco, ci conviene andare su quelle scale a sinistra, perché le altre avevo visto che erano più diroccate. Usiamo queste che sembrano più belle. Continuiamo a salire. Allora, la struttura è disposta su 7 piani, quindi anche molto alta. E come dicevo nella presentazione, è distesa per più di 15.000 metri quadri. Sì, dovrebbero essere circa 15.700 metri quadrati, giusto per precisione. Quindi, ormai sono... È un classico esempio di mostro architettonico. Sì. Poi oltre che mostro architettonico, qui è proprio stato per un bel po', per 20 anni, il regno... Addirittura saponette. Il regno del devasto. Marco, non siamo soli. Non siamo soli. Allora, ci spostiamo. Allora, noi ci stiamo appunto allontanando perché di qua, giusto, non eravamo appunto da soli, quindi abbiamo preferito levare le tende. E niente, quindi adesso stiamo facendo in modo di uscire. Anche se non ci ricordiamo più. No, mi ricordo, ma non è di qua che si esce. No. No, tutto dall'altra parte. Ah, ok, bene. Presi dall'agitazione. Che agitazione. Qui, materassoni anche qua. E beh. Penso davvero a quelli che sono più abusivi. Gli abbiamo dato la sveglia. Di qua si esce. L'abbiamo dato la sveglia, magari poteva essere gente pericolosa come gente tranquillissima, non lo sappiamo. E non lo rischiamo. Non rischiamo di saperlo, è vero, però io penso a poveracci questi. Qua, no. Che qua devono vivere in un mondo qui? Così. No. Qua? Sì, sì, abbiamo. Questa? No, davanti. Qua? Sì. Queste scale, no. No, ma è vero, in questo. Qua, sì.
Sì, perché c'era un binarietto. Qua, Marco. Vieni via. Marco, ci sei? Sì, arrivo. E comunque tra scale e occhiate, comunque con un po' tutto. Anche se è più superiore, è abbastanza difficile. Qua escrementi di animali. Se è tutto conciato così, non è che c'è troppo da vedere. Assolutamente. Conviene correre fuori. Eccola l'uscita. Ok, siamo usciti. E questo è l'esterno. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Guardate quanto è alto e imponente. Facciamo un giro. Alto e imponente, è tutto distrutto. Qua si vede che al piano terra era stato sigillato tutto, ma poi come lì da dove siamo entrati e usciti, la gente si è data da fare a sfondare di nuovo tutto. Queste sono le scale dove eravamo dentro prima. E come si vede è davvero alto. Noi ci siamo limitati a salire al primo piano. Esatto. Certo che se davvero è tutto distrutto così come l'abbiamo visto. Ok. Da vedere c'è proprio ben poco ormai. Esatto. Io faccio qualche foto allora. Sì, allora lasciamo fare qualche foto Gianna. Ovviamente non entro più a rifarle, mi dispiace, dovete accontentarvi di quelle sì, del no, video. Perché essendoci gente dentro non conviene entrare. Non penso abbiano voglia di essere fotografate. Esatto. Quindi evitiamo. Dopo questa brevissima esplorazione, visto che non eravamo da soli, io e Marco di Two Speed abbiamo preferito fare come quelli che ascoltano Baglioni, quindi ok, non finiamo che volgare la frase, quindi se volete seguirci su Facebook e anche su YouTube siamo Two la Speed. Maledita Felice, lei e Two Speed che sono io, ecco, quindi vi salutiamo insieme al Pink Fluffy Unicorn alla prossima esplorazione, sperando che sia più lunga. A presto. Oh yeah.